Laurearsi in tempo di coronavirus. Abbiamo sentito Kevin Palmeri, neolaureato in geologia, in riferimento alle modalità e le sensazioni di questo particolare periodo. Per l'intervista ringraziamo il professor Enzo Munna e tutto l'ITET Girolamo Caruso che ci ha messo a disposizione la piattaforma. Modalità telematiche, Microsoft Teams in videoconferenza con tutto il resto dei professori. Quali le sensazioni visto la non presenza fisica? È un po' strano, diciamo, all'inizio ero stranizzato, però poi mi sono subito abituato a, diciamo, al contesto. Appunto, dal punto di vista emozionale è cambiato qualcosa sicuramente. Sì, certo, fa uno strano effetto non essere lì presente, comunque essere da solo in una stanza. È strano, non saprei descriverlo con esattezza. Strano, ecco. Cosa significa o significherà se la cosa continua a rapportarsi così con l'università, con il mondo del lavoro? Sicuramente ci saranno delle limitazioni perché alcune cose vanno fatte praticamente, quindi di presenza, però non possiamo fare altrimenti, quindi bisogna abituarsi all'idea della videoconferenza o comunque per via telematica. E questo non pensa che lei a lungo andare possa far perdere qualcosa nella didattica? Sì, questo sicuramente, perché come dicevo prima, laboratori non possono essere fatti o comunque anche ricevimenti, ecco, la presenza fisica fa più effetto di una videoconferenza anche per un ricevimento.